Arjuna disse: Mio Signore, o Persona Suprema, che cos'è il Brahman? Che cos'è il sé? Che cosa sono le attività interessate? Che cos'è questa manifestazione materiale? E chi sono gli esseri celesti? Ti prego, spiegamelo. Chi è il Signore del sacrificio, o Madhusudana? Come vive nel corpo? E come ti conosceranno al momento della morte coloro che ti servono con amore? Il Signore Beato disse: L'essere vivente, trascendentale, indistruttibile è detto Brahman, e la sua natura eterna è detta Atma, il sé. L'insieme delle azioni che determinano i corpi di cui si rivestirà è chiamato karma o attività interessata. La natura materiale, che è in perenne mutamento, è detta Adibhuta. La forma universale del Signore, che include tutti gli esseri celesti, è detta Adidaivata. E io, il Signore Supremo, che come anima suprema abito nel cuore di ogni essere incarnato, sono chiamato Adiyagya, il Signore del sacrificio. Chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora, non dubitarne. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di Kunti. Così, o Arjuna, pensa sempre a me nella mia forma di Krishna e allo stesso tempo compi il tuo dovere di combattere. Dedicando a me le tue azioni, fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a me. Colui che medita su di me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di me senza mai deviare, certamente viene a me, o Partha. Si deve meditare sulla Persona Suprema come sull'essere onnisciente, il più antico, colui che controlla e mantiene tutto, che è più piccolo del più piccolo ed è inconcepibile, al di là dell'intelligenza materiale, e che rimane sempre una persona. Luminoso come il sole, trascende questo mondo di tenebre. Colui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, tornerà certamente a Lui. Le persone esperte nei Veda, che pronunciano l'Omkara e sono grandi saggi nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione si deve praticare il celibato. Ti descriverò ora questa via che porta alla salvezza. Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi. Chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si può stabilire nello yoga. Situandosi così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra Om, suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali. Colui che si ricorda sempre di me, senza deviare, mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie al suo costante impegno nel servizio devozionale. Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché hanno ottenuto la perfezione più alta. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono. Ma colui che raggiunge la mia dimora, o figlio di Kunti, non rinasce più. Un giorno di Brahma equivale a 1000 ere, secondo il calcolo terrestre, e altrettanto lunga è la sua notte. Quando si manifesta il giorno di Brahma, tornano all'esistenza tutte le varietà degli esseri, e quando viene la notte, sono tutte annientate.
Senza fine rinasce il giorno di Brahma e tutti gli esseri tornano all'esistenza, e ogni volta col sopraggiungere della notte di Brahma essi sono inesorabilmente dissolti o parta. Esiste tuttavia un altro mondo che è eterno ed è al di là della materia manifestata e non manifestata. È supremo e non è mai annientato. Quando tutto in questo mondo è dissolto, esso rimane intatto. Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile, ed è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. Dio, la persona suprema, che è superiore a tutti, si raggiunge solo con la devozione pura. Sebbene non lasci mai il suo regno, egli è onnipresente e tutto è situato in lui. O migliore dei Bharata, ti descriverò ora i momenti in cui lo yogi parte da questo mondo per non tornare più e quelli in cui parte e ritorna. Coloro che conoscono il Brahman supremo raggiungono il Brahman lasciando questo mondo in un momento propizio, alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del fuoco, durante i 15 giorni di luna crescente e i 6 mesi in cui il sole passa a settentrione. Lo yogi che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i 15 giorni della luna calante o nei 6 mesi in cui il sole passa a meridione, raggiunge l'astro lunare, ma dovrà ancora tornare in questo mondo. Secondo i Veda esistono 2 modi di lasciare questo mondo, nelle tenebre o nella luce. L'una è la via del ritorno e l'altra del non ritorno. Sebbene i devoti conoscono queste 2 vie, non sono mai confusi. Perciò sii sempre fisso nella devozione, o Arjuna. Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei Veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione, egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora suprema.